professor Armuzzi, dal centro alla periferia e viceversa, dalla periferia al centro, è questa un'informazione, è uno scambio importante di notizie tra la società scientifica e anche i medici di medicina generale. Che cosa si deve attendere il paziente nella cura e nell'attenzione terapeutica nei riguardi delle malattie infiammatorie croniche intestinali? La connessione e lo scambio di informazioni tra la periferia, che in questo caso rappresenterei come il medico di medicina generale, e il centro di riferimento, in questo caso afferente alla nostra società, IGBD, è fondamentale. È un aspetto ancora che ha parecchie lacune, bisogna ammetterlo, e lavoreremo nel prossimo futuro su questo, cercando di coinvolgere il medico di medicina generale nell'attuazione di quel percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale che garantirebbe uno standard ottimale nella innanzitutto nella diagnosi più precoce possibile e poi nella gestione del paziente affetto da malattia di Crohn o colite ulcerosa. Un problema attuale appunto è la diagnosi precoce e si sta lavorando molto su questo, laddove diventa fondamentale l'interazione appunto tra territorio e centro di riferimento. Il consiglio da dare ai giovani che si ammalano di malattia di Crohn o colite ulcerosa è quello di affidarsi al proprio centro di riferimento, al medico o ai medici di riferimento del centro, perché insieme cercheranno di trovare, e dico insieme, la soluzione più ottimale per la gestione di questa patologia. Per quello che riguarda i dati emersi in questo congresso, è stato riconfermato che queste malattie sono in continuo aumento, l'incidenza è in aumento, la prevalenza di conseguenza è in aumento, e fatto diciamo molto importante è che pur restando il picco di incidenza tra la fascia d'età compresa tra i 20 e i 30 anni, un 20% di queste malattie vengono diagnosticate in età pediatrica e spesso quando vengono diagnosticate in età pediatrica hanno anche un decorso più aggressivo. Professor Danese, qual è il contributo italiano in seno alla comunità europea, alla società europea, relativamente all'approccio delle malattie della colite ulcerosa e della malattia di Crohn? Il contributo italiano nella società europea del Crohn e della retto-colite ulcerosa è estremamente alto. Basti pensare che prima di tutto il fondatore è un italiano, ma a prescindere da questo i membri dell'IGBD, del gruppo italiano, sono estremamente attivi, sono partecipi moltissimi dei comitati che fanno parte della società europea e rappresentano sicuramente il cuore fondamentale di molteplici attività della ECCO. Sicuramente l'Italia dal punto di vista clinico è up front, cioè veramente sulla cresta dell'onda su tutte quelle che sono le terapie e gli studi clinici che sono in sviluppo, così come anche la ricerca di base. Molti dei nostri ricercatori pubblicano sui migliori giornali non solo per la parte clinica ma anche per la parte di scienza di base. Nel futuro prevedo che ci sarà sempre più attività di coinvolgimento da parte della ECCO, la società europea, e l'IGBD, non solo per numerose attività educazionali, basti pensare che quest'anno il primo congresso degli infermieri è stato fatto proprio in Italia, quindi sono sicuro che saranno molteplici le attività di partnership fra le due società. L'IGBD ha fatto dei passi da gigante, da società molto giovane, in 9 anni, questo è il 9° congresso, oltre 500 partecipanti. Il programma è di altissima qualità scientifica, sono sicuro che la divulgazione è il primo passo per poter formare i giovani che tratteranno i pazienti con malattia di Crohn e retto-colite ulcerosa. Quello che possiamo dire ai giovani pazienti è che abbiate fiducia, perché di sicuro la ricerca sta facendo dei passi da giganti e ci saranno tantissimi farmaci che renderanno la qualità di vita dei pazienti perfettamente normale. I think the epidemiology of IBD is not very different from the one that you have in Italy. We have... La situazione in Francia non è molto diversa rispetto ai numeri che avete anche in Italia. Sono circa 250.000 i pazienti colpiti dalle malattie infiammatorie croniche intestinali, divisi più o meno allo stesso modo tra pazienti colpiti da colite ulcerosa o da Crohn. Sicuramente una forte collaborazione quella che è partita anche tra noi specialisti e anche tra i nostri due paesi. L'approccio terapeutico anche per noi rappresenta oggi un punto focale, perché dobbiamo particolarmente concentrarci sull'utilizzo e il corretto utilizzo della seconda generazione dei farmaci biologici cosiddetti, e in particolare con un'azione che ci veda insieme alle associazioni pazienti, in tal senso
senso vi sono associazioni che possono essere davvero di molto aiuto anche per noi per trasmettere un messaggio ai pazienti che sia il più possibile corretto per un'aderenza alla terapia. But able to communicate maybe in a better way as we do with the patients themselves. Tra voi specialisti di diverse aree c'è un grande dibattito, soprattutto sui biosimilari. Su cosa consta questo dibattito? I biosimilari sono farmaci che vengono immessi sul commercio previa autorizzazione degli enti regolatori, agenzie europee, agenzia italiana, che attuano un rigoroso controllo. La novità a cui noi come gastroenterologi, reumatologi, gli ematologi, insomma in molte discipline ci si è dovuti rapportare e scoprire che i processi regolatori consentono quindi, analizzando le somiglianze, le minime differenze, di avere dei prodotti che siano di ottima qualità, il più possibile simili all'originale. Essendo però delle molecole, delle medicine basate su molecole molto complesse, la uguaglianza totale, come c'è per esempio tra l'aspirina e il suo generico, non è ottenibile. Ci sono dei prodotti che sono biosimilari. E ciò che consente di avere questi farmaci in commercio è la dimostrazione della stretta similarità, sostanzialmente l'uguaglianza, a un prodotto originale di riferimento. Questo fa sì che il cambio da un originale a un biosimilare è sufficientemente dimostrato nella sua sicurezza. Il punto su cui c'è un estremo dibattito, perché non esistono dati in letteratura, non esistono dati di dimostrazione, e qualora su spinta prettamente economicistica si dovesse passare da un singolo cambio da originale a biosimilare, a dei multipli cambi da un biosimilare a un altro, perché qui invece non esiste una diretta prova di uguaglianza, non esiste una richiesta dagli enti regolatori di confronto tra un biosimilare e un altro biosimilare. Pertanto ci si muove da un'area di paludata efficacia, dove come gastroenterologi ci siamo già mossi in epoca, insomma negli ultimi 5 anni abbiamo ampiamente utilizzato quello che viene chiamato tecnicamente lo switch, il cambio dall'originale a un biosimilare, con soddisfazione, con sicurezza per i nostri pazienti. Ci si rischia di muovere invece in un'area in cui ci sono multipli cambi per il paziente, e questo tutte le agenzie, l'agenzia del farmaco in primis, l'AIFA, i clinici e di diverse branche vorrebbero evitarlo per la sicurezza dei pazienti. Quali sono i nuovi approcci terapeutici emersi in questa sede e sui quali può far veramente fronte anche il paziente malato di MICI? Nuovi approcci terapeutici includono due classi differenti di farmaci: nuovi anticorpi monoclonali e nuove small molecule, cioè piccole molecole di sintesi. Gli anticorpi monoclonali di nuova generazione includeranno, e attualmente in fase di sperimentazione, i nuovi antagonisti dell'interleuchina 23 selettivi, che includono ad esempio risankizumab e guselkumab, che avranno sicuramente applicazione nella malattia di Crohn nei prossimi anni. Per quanto riguarda le small molecule, invece, questo è un campo completamente nuovo nelle malattie infiammatorie croniche intestinali, e sono in sviluppo attualmente diversi farmaci, sia inibitori delle chinasi JAK, ad esempio upadacitinib e tofacitinib, che è stato recentemente approvato in colite ulcerosa, che inibitori dei recettori di sfincosina 1-fosfato, quali ozanimod e etrasimod. Questi sono farmaci che attualmente in fase di sviluppo stanno dimostrando risultati molto promettenti sia in malattie di Crohn che in retocolite ulcerosa. Questi farmaci daranno il grosso beneficio, i nuovi anticorpi monoclonali, il beneficio di recuperare una risposta in una grossa quota di pazienti che o ha perso risposta ai farmaci tradizionali come gli anti-TNF o agli inibitori delle integrine o all'ustekinumab. I nuovi farmaci, invece, le nuove small molecule, hanno l'innegabile beneficio della somministrazione per via orale,
quindi non è più una somministrazione per via sottocutanea o per via endovenosa e quindi diventeranno molto più comodi da utilizzare, molto più pratici per il paziente. Nel nostro studio noi ci siamo occupati di cercare di capire quali fossero i meccanismi funzionali che spiegassero perché il trapianto di batteri, il trapianto di feci, avesse effettivamente un impatto benefico sui pazienti con colite ulcerosa. In questi pazienti ci sono stati pubblicati diversi trial, diversi studi clinici che dimostravano come il 20%, almeno il 20% di questi pazienti avesse un beneficio dal trattamento con il trapianto di feci. Tuttavia i meccanismi non erano ancora chiari e ancora adesso nei pazienti non sono del tutto chiari. Per cui noi abbiamo deciso di utilizzare dei modelli preclinici in topo e abbiamo indotto una colite, un'infiammazione intestinale simile a quella che si sviluppa nei pazienti con colite ulcerosa e abbiamo studiato come i cambiamenti nella flora intestinale, nella composizione della flora intestinale possa influenzare per esempio la funzione del sistema immunitario. In questo momento nei pazienti di clinical trials che coinvolgono i pazienti di colite ulcerosa il metodo di somministrazione è l'endoscopia, è la colonoscopia, perché in questo modo il trapianto di feci raggiunge esattamente il tessuto che deve essere ricolonizzato con la flora intestinale sana, perché uno dei problemi dei pazienti con colite ulcerosa e con malattia di Crohn è proprio l'alterazione della composizione della flora batterica. Il trapianto di feci si prefigge proprio di cambiare la composizione da una composizione sbagliata ad una composizione sana e benefica.